Bella a tutti i compagni, quel vostro Kizo che parla. Oggi vi porto finalmente questo gameplay di Dirt 3, un gioco di guida veramente fantastico, sviluppato da Cooler Master, che loro sanno come fare i giochi di guida, come sanno fare anche quelli della... non mi ricordo come si chiama, quelli di Gran Turismo, Trofini, come si chiama. Comunque, stiamo giocando online, stiamo facendo un rallycross online, ovvero incontriamo altre 7 sconosciuti. Come vedete ci sono il Diablo, Gispy Killer, eccetera eccetera. Siamo a Monaco, gireremo un rallycross a Monaco, non so di quanti giri, 5 giri. What the fuck? Pronto? Ah, siamo primi, vai. Pronti? Oh. Partenza? Sono partito male, ho lasciato l'acceleratore al momento sbagliato. Fa niente, bastardo. Mi salvo, attenzione, primo posto, eravamo primi ma adesso siamo quarti. Oh, cosa è successo? Qua si sono tipo ammazzati. Vabbè, ma cosa siete? Canaglio. Attenzione, King of Kids è ancora al secondo posto. Lo riesce a tenere, forse. Fa una curva bellissima e recupera. Bellissima sta curva qua, non ho frenato neanche. Vediamo se riesce a tenere bene la curva qui. Sì, riesco a tenerla benissimo. Davanti abbiamo il Diablo proprio in persona. Il Diablo. Non so perché prima il primo nome che è venuto in mente è il Diablo. Da leggere, guarda caso è lui il nostro avversario principale. Vediamo se riusciamo a superarlo. Tiè, beccati questo. Pronto. Così impari. In verità non volevo farlo, è che l'ho preso involontariamente più che altro. Mamma mia, cardiopalma sta curva, veramente. Ogni volta che la faccio mi vengono i brividi. Sbaglia, il nostro avversario si vendica. No, ok, me la meritavo, d'accordo. Me lo sono meritato, lo ammetto. Attenzione, si sono schiantati, stiamo recuperando, siamo a pochissimi centimetri da loro. Ultimo giro, questo è l'ultimo giro, o li superiamo adesso o non ce la faremo mai più. Stig, dobbiamo usare la forza di Stig. E ciao, ho sbagliato questa curva, maledetto. No, schiantatevi, andatevi a schiantare un attimo. Sì, signori, si sono schiantati, c'è davanti a me, Fuma? Fumas? Come cazzo ti chiami? No! Di poco! Signori, siamo arrivati a secondi, la forza di Stig non ci è bastata per vincere, però di poco, di poco non vincevamo. Adesso faremo subito un'altra gara, visto che è durata pochissima, ne faremo altre 2 o 3. Vedremo se riusciamo a vincere anche online, essendo le mie prime partite, perché tipo ho fatto 3 partite in totale. Niente, adesso ci vediamo all'inizio della seconda gara e speriamo di vincere, che la forza di Stig sia con noi. Ragazzi, sbaglio, c'è scritto veto. Veto necessari 3. Metti il veto su disciplina. What? Metti il veto sul tracciato, no! Ah dai, ma pure la cosa più semplice avete sbagliato. Metto veto. No, non ci voglio credere. No, il pick-up no, Oh, usiamo il pick-up della Rockstar. Ok, siamo tornati. Stiamo usando il nostro furgone della Rockstar Energy Drink, E siamo alcuni sono usciti, o sbaglio? Sì, perché adesso siamo in pochi. Oh, partenza perfetta da parte King of Killzone. Io li odio sti track, non li so usare, neanche nel single player, non li ho mai capiti come cazzo si guidano. Vara che merda, sei una merda, lasciatelo dire proprio col cuore. Spero che ti va a impastare, stronzo. Sì, se avete visto che mi sono teletrasportato è stato perché qua ci sono tipo dei flashback, ovvero te premi il tasto L1, dove cazzo sto andando? Oh, che cosa ho fatto? Premete il tasto L1 e tipo vi fa tornare leggermente indietro nel tempo, prima dello schianto, infatti mi ha fatto tornare prima che facessi quella curva lì, no? Sai che se ti chiappo, ti giuro, ti faccio non uscire fuori pista, ti faccio proprio uscire fuori dal tettuccio, sono di schiaffi. Io sto gioco qua, ragazzi, non so se chi di voi lo conoscesse già, ma io, ragazzi, vi invito veramente a provarlo se ne avete la possibilità, perché è un gioco vario, molto accattivante sto qua, Dirt 3, perché come vedete ci sono varie modalità, poi l'online è ancora usato, è un gioco uscito ormai da 2-3 anni,
e ancora ci giocano, essendo anche un gioco di macchine. Io non mi aspettavo che ci giocassero così tanto, invece appena fatto matchmaking, subito partita, subito piena, senza troppa difficoltà, poi non lagga, graficamente è molto bello, il gameplay risulta molto bello e, come vedete, difficile per chi come me non so giocare molto bene con queste cose, però con i rally me la cavicchio, perché avendo giocato molto tempo a Gran Turismo, Need for Speed, Tocca Race Drive, per chi lo conoscesse, mica Tocca Race Drive, da quanto tempo non lo dico sto nome qua? Tocca Race Drive. Cioè, quei giochi lì, bene o male, un po' di drift ti capitava sempre di farlo, perciò... Ma queste cose qua, mica, non girano, mi sta recuperando sto qua dietro, non stia lontano lei. Ma come fa a recuperarmi? Io sto facendo tutto il mio meglio per non farmi recuperare, sto qua mi sta recuperando, ma che cacchio è? Questo usa i cheat, ve lo dico io, usa i cheat. Oh! Guarda che merda! Porca miseria ladra, sei uno stronzo! Ma ti vengo addosso io. Tiè, megati questo. Così impari. Te e i tuoi amichetti che mi vengono sempre addosso. Va! Se poi! Holy fuck, it's a dinosaur, Jesus Christ, what the fuck? Che cazzo di volo mi ha fatto fare? Bastardo! Bastardissimo proprio! Bastardo! Come si chiama? Ma me lo segno, alla prossima gara gli vado addosso a 120 all'ora, giuro. Mancano 25 secondi perché il primo ha finito la gara e se noi non arriviamo a tagliare il traguardo prima di 25 secondi siamo squalificati e non guadagniamo punti. E no, invece, boh, abbiamo vinto. Cioè, quarto posto. Per colpa di quello stronzo, come ti chiami? Fitz... Vabbè, ricordiamoci la seconda parte, Smash. Allora ragazzi, il primo gameplay di Dirt 3 finisce qua. Spero che vi sia piaciuto, soprattutto io mi sono divertito da matti a fare la seconda gara, perché quel volo che mi ha fatto fare quel tizio lì, Smash, che me lo so scritto, poi mi vendicherò. Spero che appunto il video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento. Iscrivervi al canale se non siete ancora e di passare dalla pagina Facebook che trovate sotto in descrizione. E in più vi vorrei anche invitare a passare, che adesso trovate in fondo al video, nell'outro, a passare a vedere la video recensione di Dirt 3 che ho fatto io parecchi mesi fa, giusto appunto per farvi un'idea magari di che gioco sia Dirt 3 se già non lo conoscevate. Io vi ringrazio di cuore per avermi visto e di tutti i feed che mi lasciate, di tutti i mi piace, qualsiasi cosa voi fate, vi ringrazio mille di cuore. Niente, ci vediamo al prossimo video, bye, Bad Company Italy.